La partitura del pianoforte ha anche la guida in piccolo degli altri strumenti. Ma per gli altri strumenti non è così. Per esempio, questa è la partitura del clarinetto. Il clarinetto ha le sue note. Il pianoforte ha una responsabilità diversa, quella anche di fare un po' di regia. Il pianoforte contribuisce tanto al risultato finale. In questo momento c'è tutto il pianoforte che suona, no? Quindi capite bene che, senza offendere nessuno, rispetto alla linea del flauto o del clarinetto, qui c'è una responsabilità maggiore. L'idea è quella di portare all'interno dell'Università della Terza Età uno spaccato di vita del conservatorio, nella fattispecie un'ora di musica da camera, perché io insegno musica da camera, ossia la materia che mette assieme il pianoforte e gli altri strumenti nei repertori, appunto, per pianoforte fiato, per pianoforte archi, eccetera. Abbiamo cominciato con un primo quartetto, flauto, oboe, clarinetto e pianoforte, una partitura di Camille Saint-Saëns, e continueremo con una voce pianoforte, poi vedremo il duo pianoforte a quattro mani, eccetera, eccetera. Ma il tutto è gestito sotto il segno dell'improvvisazione. Non è possibile condensare in un'ora tante lezioni e tanti approfondimenti, però la mia ambizione è quella di riuscire a dare degli spunti partendo addirittura dalla partitura, dall'analisi della partitura, ovviamente raccontata con mezzi semplici, perché la musica è un linguaggio molto complesso, ma è anche vero che la musica ha dei codici che sono immediatamente percepibili, anche da un bambino. Grazie. Valentina. Abbiamo un po' smontato un po' tutto il pezzo e poi l'abbiamo riassemblato alla fine per cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Che differenza c'è fra suonare da soli e suonare in gruppo? Bisogna fare riferimento anche ad altre persone, quindi anche alle necessità delle altre persone. E quindi si cerca di venirsi incontro a vicenda in modo tale da trovare un'omogeneità. Suonare in gruppo è molto più delicato perché bisogna tener conto delle esigenze degli altri, di trovare un'armonia comunque, ma anche a livello personale. Se c'è un'armonia con gli altri componenti, sicuramente anche il risultato sarà migliore. Perché dalla Cina sei venuto a Udine a studiare? Perché io con il mio maestro abbiamo già incontrato in Cina, quindi vengo a Udine per studiare il clarinetto.